però volevo un attimino fare un salto in avanti ed andare a un mese e mezzo più o meno dopo l'omicidio e arrivare all'ottobre, precisamente al 26 di ottobre del 1985. E la lettera a Silvia Della Monica fu spedita il lunedì e quindi arrivò il martedì in procura con un lembo di seno della ragazza, ma la procura ovviamente non disse nulla ai giornali, quindi la notizia non uscì fino al fatidico giorno 26, 26 di ottobre, non di settembre. Cosa succede? Buonasera Valeria, buonasera Daniele e Tiziana. Cosa succede il 26 di ottobre? C'è una ragazza che sta facendo l'autostop in Firenze e un signore che poi vedremo la descrizione attraverso la testimonianza della persona stessa che io ho ritrovato. Ho intervistato già come avete avuto modo di leggere tempo fa, ci ho fatto due articoli su Ok Firenze e Ok Mugello, Ok Firenze. Questo era un qualcosa che raccontarono già i giornalisti all'epoca di questo episodio. Io ho cercato questa ragazza perché è importante questo incontro. Perché sembrerebbe, e ora lo sentiremo in diretta, che la persona che diede l'autostop, quindi il passaggio a questa ragazza, all'epoca ragazza, che io chiamo Anna nel libro e negli articoli, sembrerebbe che questo signore, oltre a importunare più o meno la ragazza, che all'epoca aveva neanche 18 anni, gli disse alcune frasi sul mostro di Firenze facendo delle allusioni e a dire della testimone, quindi della ragazza stessa, gli raccontò della lettera che il mostro aveva spedito in procura. Questo dato non era uscito sui giornali. Quindi la cosa fu estremamente forte, no? Dal punto di vista mediatico, quindi ci furono dei titoli sulla Nazione e questa persona si presentò successivamente, fu sentita la ragazza dalla procura, questa persona si presentò spontaneamente in procura con un avvocato importante e non negò né il passaggio dato alla ragazza né negò di aver parlato del mostro. Negò solamente un dato, che era quello della lettera rivolta a Silvia Della Monica. Quindi, il dato più importante. E quindi ci fu un confronto, e ognuno rimane. Buonasera Dante Fusi. Sì, dopo parleremo di Lotti, ho letto il tuo messaggio. Dove ero rimasto? Che ci fu un confronto con questo signore, quindi la ragazza fu interrogata, ci furono delle deposizioni, non esiste nulla agli atti, quindi io ho solo potuto rintracciare lei, la diretta interessata, non è stato possibile rintracciare l'avvocato perché è deceduto anni fa e questa persona non si è mai, io non ho mai saputo chi fosse. Però il dato è molto interessante e andava analizzato ancor prima del delitto stesso, a mio avviso, perché è un dato molto significativo. Allora, noi possiamo sentire Anna al collegata questa sera. Sì, pronto? Anna, buonasera, sei in diretta. Benvenuta, Buonasera. benvenuta, benvenuta. Grazie.
Allora, Anna, io stavo sommariamente raccontando di questo episodio avvenuto nell'ottobre del lontano ormai 1985, no? E ricordi che facemmo un articolo e tu raccontasti sommariamente un po' la storia, no? Vorrei che ce la rispiegassi, diciamo, tu, dalla tua viva voce. Che facevi quel giorno? Era un giorno, non ricordo se un giovedì, comunque era un giorno in cui i mezzi pubblici scioperavano e non abitando in città ma fuori, come la maggior parte di noi studenti, decisi di fare l'autostop. Facendo autostop mi dissociai dal gruppo, perché un gruppo nessuno lo sale, e quindi feci un autostop in solitaria, che in realtà ci era sconsigliato perché era iniziata da poco la campagna, occhio ragazzi. Vabbè, ignorando un po' questa, feci l'autostop in solitaria, fui abbordata subito, insomma, fui caricata subito da un signore. E quindi, come tutte le volte si fanno autostop nei primi racconti, dove studi, cosa fai, e diciamo che fu un approccio abbastanza normale, niente di preoccupante o di insolito. Fino a dopo un quarto d'ora, diciamo, dopo quando ci si avvicinava a quello che era Pratolino, che delimita un po' il Mugello da Firenze, almeno. Quando si scollina Pratolino, in qualche modo ci si sente già a casa, più o meno. E lì iniziano un po' di domande un po' più pesanti, forse personali, se avevo il ragazzo, dove mi appartavo, se avevo paura, se avevo paura forse potevo essere in macchina del mostro. Vabbè, diciamo tutta una serie di insinuazioni inquietanti. Ovviamente uno sbarca a Pratolino e dice, vabbè, fino a un certo punto, tra un po' arrivo. E diciamo, le macchine ce n'erano molte meno rispetto ad oggi, i mezzi pubblici uguali erano molti meno rispetto ad oggi. Fatto sta che questa persona mi aveva promesso il passaggio fino a un'azienda. A San Piero Assieve, prima di San Piero Assieve, a Tagliaferro. Per cui disse, vabbè, tra un po' ci siamo, però iniziava a essere insistente con le domande, fino a quando la cosa più, diciamo, io non ho mai seguito, forse erroneamente, tutte le vicende che riguardavano il mostro, perché ci riguardavano talmente da vicino, quindi eravamo nella nostra sfera privata, noi tutti ragazzi, prudenti. O comunque i fatti del mostro cambiarono il modo di vivere dei nostri genitori. E quella è stata una cosa epocale, in cui tutti i fine settimana i genitori lasciavano in qualche modo libere le case. Quindi stava cambiando un modus vivendi della nostra popolazione, in modo particolare, che è quella del Mugello. Quindi tutto sommato non mi sentivo coinvolta perché mi sentivo protetta in qualche modo. Fino a quando mi disse, mi parlò del feticcio della Monica, ma te sai niente del feticcio della Monica, ma te non avresti paura di sapere che potrebbe essere qui, che io potrei essere il mostro? Io cercai di stringere i denti perché l'istinto era quello di lanciarmi dalla macchina, ma non essendoci tanto movimento, non mi conveniva. Quando arrivammo all'azienda dove sarei dovuta scendere, mi disse: no, guarda, ti accompagno fino a San Piero Assieve perché ho una commissione da fare. Diciamo, l'ufficio postale corrisponde più o meno alla fermata dell'autobus. Poi lì non ricordo bene come arrivai a casa, quasi sicuramente, se memoria non mi inganna, con qualche genitore che era venuto, non avevamo cellulari, con qualche mamma che era venuta a prendere i figli. Poi nei grandi paesi
All'epoca poi ci conoscevamo veramente tutti, quindi venni sicuramente con un passaggio da qualcuno di mia conoscenza e arrivai in paese. E ovviamente di questa cosa non ne feci parola con nessuno, perché era una cosa da dimenticare, non da importanza. Però lui ti E quindi lasciò davanti all'ufficio postale, giusto? davanti all'ufficio postale di San Piero, non so, lui aveva fatto a fare una commissione, non so dove, non so come, non mi interessava neanche, perché l'unico mio interesse era quello di lasciare quella macchina. Era un uomo rassicurante, diciamo, poteva essere un babbo, E un sui giornali si genitore. parla delle 3 del pomeriggio che ti lasciò lì, no? Più o meno, forse le due, sì, due e mezzo, tre. Gli orari più o meno erano quelli, capito? La cosa poi che a me mi inquietò non fu a parte quel viaggio abbastanza spiacevole, fu quando qualche giorno dopo, forse il lunedì, noi avevamo l'abitudine in classe di portare vari giornali. E quindi leggevamo prima della lezione, ci scambiavamo il giornale e lo leggevamo. Quando venne resa nota la notizia che il procuratore della Monica aveva ricevuto un feticcio spedito da San Piero a Sieve. E fece un po' di calcoli e disse: ma io sta roba, cioè, è stato spedito il giorno dell'autostop coincideva con la data di spedizione. E quindi la prima cosa fu una grande paura, cioè vissi proprio il tremore, la paura, proprio vissi proprio il sentimento forte di paura. Per cui presi, scesi, ricordo, scesi, andai nel baretto che avevamo là a scuola e telefonai ai carabinieri per avere notizie proprio su quando fosse stata resa nota la notizia. Poi mi fecero mille domande, ma perché le volevo sapere, quindi io dissi, vabbè, presi, attaccai e lasciai perdere, Quindi Isabella. non hai dato le tue generalità in quel momento. Assolutamente no, assolutamente no. Ne parlai però cioè mi confidai, comunque cercai di far chiarezza con una compagna di classe, cercando di ricostruire le date, i giorni. Dico, senti, ma quando fu il giorno dello sciopero, il tal giorno, benissimo, leggi l'articolo. Quindi confrontandomi sull'articolo insieme a una compagna di classe, che tra l'altro viveva qui dove ancora io abito, e di fatto coincideva tutto, coincideva che la data della spedizione era la data dell'autostop. La cosa finì lì. Io ignoravo che questa mia compagna di classe avesse un cognato carabiniere, per cui lei probabilmente ne ha parlato in casa, e giustamente il cognato ne ha parlato, sapete, con i suoi superiori in caserma, e quindi da lì mi hanno trovata. E da lì è venuto fuori l'interrogatorio. Ovviamente io non ero attendibile. Io ero una sedicenne, un po' bizzarra, e questo era un signore, padre di famiglia, come mi disse anche Canessa all'interrogatorio. Sì, ah, ma questo è un padre di famiglia, ha moglie, figlio, ha un nome e cognome, fatto, guardi, a me non interessa né nome e cognome, niente, cioè proprio non. Perché Quindi non fui. tu fu Dimmi. fossi chiamato da loro, non fossi tu a andare diciamo a denunciare il fatto, ecco, ti chiamarono loro No, no, per no, 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 no. Io ne parlai in via confidenziale con una collega di scuola, con una studente, con una mia amica di scuola, una compagna di classe. Per cui insieme rivedemmo un po' le date, infatti fu interrogata anche lei da Canessa, però io fui brontolata come se fossi io fuori di testa, e questo fu fatto anche il confronto all'americana. Lui, questa persona si presentò dicendo che lui aveva che il fatto era già reso noto, ma per quanto mi risultava allora e mi risulta tuttora carta canta, Sì, se le guarda, date io vengono ti dette. posso confermare che la notizia uscì
mezz'ora dopo che lasciò te all'ufficio postale. Quindi Ecco. uscì l'addetta Lanza, un giornalista che io conosco tra l'altro, mezz'ora dopo e gli venne data dalla procura. Quindi poco dopo che lasciò te uscì la notizia Lanza. Questa può essere una coincidenza, però forse questa cosa non te l'avevo neanche detta. No, non la sapevo. Cioè, io so, io l'ho lessi dalla Nazione, si può dire, qualche giorno dopo, però devo dire lì fu la paura, anche perché poi iniziano ad arrivarmi delle telefonate notturne a casa. Ovviamente, cosa succede? Vedi un adulto, sei una bambinetta poco più, insomma, 16 anni sei, quindi vedi nell'adulto una figura di riferimento e comunque, toh, mi è andata bene, c'è un adulto che mi dà un passaggio. Quella fu la prima considerazione, cui ti senti tranquilla. Tu non E hai quindi mai saputo il dovevo. nome di questa persona, Non ovviamente. l'ho mai voluto sapere, non mi è mai interessato, non ho mai. No, non ho mai voluto sapere. Ma com'era? Descrivimelo per quello che ti puoi ricordare, insomma. Lo vedevi a fianco, no? Poi l'hai rivisto anche. Mi hai detto dietro un vetro, a un Sì, mi ricordo confronto. un uomo alto, robusto, cioè poi, però, eravamo seduti, quindi l'altezza è tutta relativa. Comunque un uomo no, non piccolo, non un uomo piccolo, un uomo robusto, una buona proprietà di linguaggio, tra l'altro. Vestito, Una ti persona. ricordi com'era vestito? No, guarda, non. Bene, tranquillo, cioè non troppo elegante, potrebbe dire casual, una persona normale, cioè un uomo normale. Effettivamente un uomo normale, se non avesse fatto tutti quei discorsi, Certo. non saremmo qui a parlarne, ecco, cioè Certo. non, una persona, un insospettabile, ecco, se così si vuol dire. Un po' Capelli con piacione, un po' un po' piacione, sai, ma piacere. sai, io viaggio, io sto via anche 2 o 3 giorni da casa, cose a me comunque non interessavano. Certo. E Però fin qui. sapeva chi ero, dove abitavo, ma te sei di lì, ma figurati, mi vengo spesso, ma dove abiti? E quindi poi mi iniziano ad arrivare un paio di telefonate notturne, lì furono i miei genitori, che lì furono splendidi, come lo sono stati un po' in tutto il mio percorso, poi in cui abbiamo tenuto lontano ovviamente la stampa, tutto quello, non avevamo voglia di. Se non aveva senso, non serviva in quel momento tanto rumore per nulla, perché in quel momento era rumore per nulla. Però di fatto da questa cosa qui, non so, io fumo entrambe, la mia amica e io, interrogate da Canessa e trattate non proprio bene. Ma senti Anna, ma i capelli come che tipo di capelli aveva? Che tipo di viso aveva? Portava occhiali, baffi, No, capelli? non baffi, stempiato, comunque non molti capelli, stempiato, alto, mi ricordo il naso pronunciato, un nappone, un nasone. Però Quindi altro il non ti colore non potrei te lo dire. ricordi, vero, dei capelli? Come, Il no, colore capelli non corti. Potrebbero essere ondulati, forse, dei. tirati un po' indietro, comunque. All'epoca gli uomini li tiravano indietro, so, ogni epoca c'è i suoi capelli e quindi oggi chi ne ha pochi se li rasa, all'epoca ne aveva qualcuno se li teneva e potevano essere comunque brillantinati anche, però ti dico veramente ho cercato di rimuovere il più possibile perché Quindi il colore insomma. non te lo ricordi dei capelli? Colore dei capelli non scuro, non scuro, poteva essere o un biondo cenere o un briciolato, non lo so, No, te non sapevo. non No, 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 è importante sarei. dare quello che si ricorda con quello che ti ricordi con No, perché oggettivo. il ricordo prevalente era la paura. Questo Certo. era il ricordo prevalente. E quando iniziavano queste domande, vicino c'era Pratolino, scollinato Pratolino, poi c'era Bivigliano, dopo Bivigliano, Vaglia,
E si era arrivati poi a Campomigliaio, quindi veramente una manciata di minuti, 10 minuti, sarebbe finito tutto. Quindi io tendevo a resistere. E dopodiché arrivarono queste chiamate notturne. Delle chiamate notturne, da qui rispondevano i miei, e dopodiché fui in qualche modo fui affiancata, proprio fui seguita. Fui protetto per qualche periodo, qualche settimana dai carabinieri, quindi una volante mi aspettava quando scendevo dal treno, dall'autobus, insomma, in base ai mezzi che prendevo, insomma, non mi lasciavano sola. Quindi È stato un fu periodo. presa sul serio la questione. Sì, poi la cosa è finita lì perché fu, io credo che fu la coincidenza fu che fu proposto, mi sembra, un bei soldi perché avesse notizie, Sì, per cui magari. sembrava quasi l'avessi fatto per soldi, ma io non ho mai in realtà denunciato la cosa, Sì, furono loro che solamente sul. chiamarono te. Sì, furono loro. E quindi dovete poi immaginare da Spezzi, Spezzi, Mario Spezzi può essere, Sì. della Nazione. Sì. Quindi ero quasi quotidianamente lì da loro. E poi piano piano, diciamo, tu hai voluto dimenticare. Hai dimenticato per 20 anni, 30 anni, finché hai visto questo mio appello, no? Ho visto questo appello, ho detto, vabbè, qui tanto se no qualcuno sa di quel periodo, se non va a frugare, e onestamente mi piace rimanere così come sono, Anna, e va bene così. Ed è giusto sia anche così ora, perché non ha. Ti chiedono qui, ho molti messaggi. Ti chiedono adesso, ti chiedo se aveva anelli, perché se ricordi se aveva anelli. Non ho ricordi, forse la fede, però all'epoca tutti gli uomini sposati, cioè tutti i babbi o le mamme portavano le fedi, a differenza di oggi. Però mi ricordo ero rassicurata, c'era cioè una figura che tutto sommato mi tranquillizzava. Di Certo. primo impatto lo accettai volentieri, adesso finalmente un babbo, un genitore mi ha. Quindi lo identificai subito come genitore, forse per la fede, ma non lo so se era per la fede. Non. Poi ce ne sono tante di domande. Tiziana ti chiede se parlava toscano. Parlava toscano, sì. E Luca ti chiede se aveva qualche tic particolare col viso, con le mani, non so. No, non aveva tic, diciamo che era un piacione, uno aveva un bell'ego comunque, uno un po', anche un po' troppo sicuro di sé alla fine, quasi, questo mi fece un po', Certo. era un po' troppo sicuro di sé, questo Ancora sì. domande, che macchina era? Se ti ricordi la macchina. Era una macchina utilitaria piccola, questo abbiamo ricostruito insieme perché non me lo ricordavo, Lo perché io riporta anche il nelle macchine. giornale, Nicola, era una Talbot celeste. Era una Talbot celeste, vero? Sì. Sì, era un colore chiaro, ma io non saprei riconoscere, ma questo è un mio difetto ancora, ecco. Non. Poi che età approssimativa poteva avere questo Luca, te lo chiede. Allora, che età approssimativa poteva avere? Io ne avevo 16, quindi poteva essere un uomo di almeno 40, 40 intorno ai 40 anni, 40-45 anni, 50 forse, non lo so. A 16 anni, io per 40 sono già molto adulti, quindi oggi direi un uomo intorno ai 45, anche 50 anni. 45-50 anni. Senti, e quindi io, diciamo, ho stimolato tutta questa situazione che tu hai tenuto, diciamo, non dico nascosta, però hai dimenticato per tanti anni, vero? Non hai più Sì. seguito la questione del mostro, non hai più voluto saperne, questo mi dicevi la volta scorsa. Ma sai, la questione del mostro è stata una ferita molto profonda qua da noi, eh. È stata una ferita in cui era un bollettino, cioè si apriva il giornale per sapere ma avrà colpito ancora, cioè, quindi
in qualche modo ci ha turbato, cioè chi ha vissuto nel triangolo quadrilatero del mostro, tipo da Montespertoli alla Scandicci, soprattutto qua nel Mugello, che è stato abbastanza, diciamo, eravamo un po' tutti impauriti perché ci toccava. E come ti dicevo prima, toccava veramente le famiglie, cambiarono le modalità, i genitori che uscivano a coppie, quindi la domenica pomeriggio le case dei non adolescenti erano libere. Sì. Beh, ha cambiato un po' i costumi in quell'epoca. Poi Alessio ti chiede, scusa, se posso farti le domande, Certo, fai, fai. se l'hai più rivisto. Non credo di averlo, io non cioè, può darsi che ci siamo incrociati, può darsi, ma io non ho ricordanza di averlo più rivisto. Sì, quindi hai rimosso completamente la cosa fino allo scorso anno che noi ci incontrammo, giusto? Hai rimosso Sì, perché mi proprio. arriva un messaggio da mia sorella e dice: leggi questo, e ora? E allora a quel punto ti mandai un messaggio, dissi: guarda, so che mi stai cercando, penso tu mi stai cercando, ti scrissi, perché non l'avevo neanche letto, capito? Mi fu mandato su WhatsApp la mia sorella, dicevo: e ora, vabbè, ora lo chiamo, mi faccio viva prima che vengano fuori altri appelli, Certo. e poi ci siamo conosciuti, sì. Ecco, ma ti disse di dove era per caso? Di Scandicci, una cosa del genere, se ricordo bene. Ascolta, delle vicinanze di Firenze. Ora io sono incerta se era Sesto Fiorentino o se Scandicci. Probabile fosse Sesto, ma non ne sarei certa perché veramente sono passati tanti anni. Tanti anni. Mi disse il mestiere che le faceva rappresentante non so se lavorava sulle fibbie, qualcosa del genere, il motivo per cui lui viaggiava molto. Comunque tu, Insomma, diciamo, sei stata presa, almeno da quello che riferiscono i giornali dell'epoca, alle 2 più o meno di quel giorno e alle 3 ti lasciò davanti all'ufficio postale dove poi fu imbucata proprio la lettera quella famosa, no? Di Silvia Della Monica. sì, quando mi disse no, guarda, da fare una consiglio da fare, non ti. Dico, non ti lascio qui, ti accompagno fino a San Piero perché ho da fare una commissione e se ti va bene ti lascio lì vicino alla posta. Quindi se lui scese di macchina, cosa fece? Non, veramente a quel punto non mi riguardava più. Poi io ero tendenzialmente non parlavo in casa. Cioè io sapevo quasi tutto, tutto il mio mondo era tutto interiore, capito? E quindi non tendevo a raccontare per non impaurire anche Certo, neanche i miei certo. In e per cui queste telefonate notturne qualcuno ha mai no, parlato? non hanno mai parlato, no, non hanno mai parlato, no. Quindi erano telefonate silenziose. Telefonate silenziose che io sapevo perché poi, ripeto, rispondevano i miei. E non so se lo misero anche sotto controllo i miei genitori, perché babbo, insomma, su questo era molto prudente, o almeno io non ho più saputo niente. Ma tu eri in elenco e la tua famiglia era nell'elenco La delle mia famiglie. famiglia era in elenco, Ah, sì. Quindi ok. facilmente. Adesso diciamo lì dalle tue parti come si vive ancora? Sai che è ancora aperta questa inchiesta sul mostro di Firenze, quindi com'è la percezione lì sul posto? Cioè, si crede al Pacciani, ai compagni merende oppure no? Allora, Sentendo diciamo il parlare la gente. Pacciani, se no, questo sentore, voce vox populi, Pacciani, lì ci doveva essere degli elementi abbastanza fini comunque. E che Pacciani, io non lo so, la mia idea fu presa proprio così, perché questo aveva le caratteristiche della persona non proprio dalla vita cristallina, e magari può aver fatto un po' di manovalanza, uno,
Ma non è Pacciano il mostro, cioè non può esserlo, non può esserlo. Quindi questo è un po' quello che pensano la comunità lì mugellana, ecco, questa è l'idea. Io parlo per me e per qualcun altro, di fatto non so proprio la voce, di fatto siamo un po' tutti rimasti male che Pacciani fosse capace di tanto, non lo era, perché era, poi alla fine era un... No, non era... No, non No. poteva essere così, no. Bene, Non Anna, era... Sì. una testimonianza preziosa, ci ha scritto un sacco di ascoltatori, ci hanno scritto mi chiedono se tua sorella si ricorda il nome, ma penso di no, se non te lo No, ricordi mia sorella tu. era più piccola di me, per cui lei all'epoca aveva intorno agli 11 anni, 10-11 anni, quindi non si può ricordare. Non si può ricordare. L'unica cosa che io mi auguro è che quella che è stata il cambiamento dei nostri genitori, perché questa memoria... Io spero vada avanti, cioè che si continui ad avere memoria, di lasciare spazi anche ai nostri figli, che a volte uno dice ma lascio la casa ai figli, ma insomma non è tanto giusto, e ti direi no, meglio lasciare la casa ai figli che non trovarseli poi, Certo, come purtroppo la Pia, insomma, e tanti altri come lei. certo, Non ci sono più e quindi Bene, questo è. Anna, noi ti ringraziamo tantissimo della tua Grazie a voi, testimonianza grazie a voi. e spero presto di rincontrarti e parlare d'altro, magari. Sì, e poi auguri a te e ai suoi ascoltatori per questo periodo, che non è dei più semplici, ma Sì. questo della quarantena. Sì. E quindi Ne verremo fuori. Ne usciremo. ne usciremo. Bene, ti mando un saluto, caro, e grazie ancora del tuo intervento. A presto. A presto, grazie, Ciao, grazie. ciao. Ciao, ciao. Allora, abbiamo sentito, insomma, questa testimonianza che è abbastanza inquietante, perché soprattutto in virtù del fatto che, adesso al di là di se fosse il mostro o non fosse il mostro, è inquietante che, secondo me, a mio avviso, questa Anna all'epoca, 17enne, 18enne, adesso non ricordo bene, fu lasciata proprio davanti alla cassetta dove poi fu imbucata la lettera, e soprattutto la notizia dell'ANSA uscì 20 minuti dopo, mezz'ora. Che questa persona sapesse realmente qualcosa della lettera e magari si è subito dopo reso conto di averlo detto, di aver fatto una cazzata e aver fatto in modo che la notizia fosse divulgata, punto di domanda, oppure di certo c'è che la notizia me l'ha confermato il giornalista Pino Rea, che la diede, che l'ha battuta lui, venne dalla procura. Quindi fu la procura ad informare l'ANSA di questa famosa lettera col feticcio. Certo, domanda, questa persona dell'autostop conosceva qualcuno in procura? Non si sa. Il suo avvocato sicuramente conosceva bene Pierluigi Vigna. Questi sono dati di fatto.
Vorrei sapere, allora io non è che ho letto molto i vostri commenti, Marco Beltrandi, quante coincidenze, e sì, diciamo di sì anche il discorso delle telefonate, poi insomma è una cosa che non fu sottovalutata all'epoca. Non abbiamo una descrizione fotografica del tizio, non vennero fatti identikit, non venne fatto tutto di... Non ce ne fu bisogno perché la persona si presentò, agli atti non esiste nulla, agli atti processuali ovviamente come è normale che sia, ma sembra che, insomma, volendo la corrispondenza col famoso uomo del Mugello da un punto di vista generico ci può anche stare, quindi questo poi è un'interpretazione personale. E vediamo un po', ma fu fatto vedere questo tizio, Manuela Bardazzi e Nicola, se non sappiamo chi è, come facciamo a saperlo? No, penso di no, no, non fu fatto vedere, penso proprio di no, perché loro dicono di no. E Michele, beh sì, diciamo che la dote che ha caratterizzato sempre molto, molto questa persona. Dunque, se avete domande, io ho letto un po' le domande che facevate, che state facendo. Daniele, ti sei perso la prima parte, poi fai un rewind, ne abbiamo parlato, Daniele Galati. Ma tu hai mostrato l'identikit ad Anna? Sì, l'ho mostrato l'identikit ad Anna. E non mi ha dato un giudizio di identità piena, mi ha detto potrebbe essere, ma io non voglio assolutamente influenzare né lei si ricorda a tal punto da poter dire sì o no. Quindi, onestamente e da un punto di vista oggettivo, no, non mi sento di non si è sentita di dire sì, è lui. La descrizione, ecco, è molto vaga, è chiaramente, però abbiamo dei dati che più o meno sono sovrapponibili. Scusate.